questa è una nuova produzione sempre nei limiti della nostra semplicità che ci contraddistingue, sulla 6 storia di motori. Non poteva che cominciare con, non è un amico di più, perché andiamo indietro di tanti anni. Qualcuno mi dice: Bob, ma sei riuscito a litigare anche con il Gabbiani? Cosa ti ha fatto? Non è neanche andato a Sky. Di solito tu litighi con quelli che vanno a Sky. Noi non litighiamo. Non abbiamo mai... Quando ci siamo presi, ci saremmo presi sicuramente. Ci siamo sempre divertiti moltissimo. Purtroppo il lavoro ci ha un pochino separato. Allora sono venuto nella sua Piacenza, in realtà, in un paesino vicino a Potenzano. Sì, no? Sì, Alto È. Alto È questo qui? Sì, a 2 chilometri. Dove? In trattoria, seduti fuori. Qua amici. Ci sono dei cadaveri, no? Vedete che quelle dell'acqua sono ancora abbastanza piene. Questa qui l'abbiamo versata apposta perché era eloquente. Quelle del vino invece... Ce n'è ancora qui un... un rinforzo. Il buiolo, come nel prototipo, per allora, fare il giro. Dici innanzitutto dove sei finito, perché la gente mi chiede, io non so mai cosa dire. Sei allora, in giro per lavoro. Sì, io lavoro in Sardegna, lavoro con... Qua rischio che passi qualche amico a salutarti, ma va bene. Ciao caro, ciao. È così, è bene, così. E che abbiamo corso tutti i campionati mondiali nel 2003, 2004, 2006, 2007 col prototipo. Abbiamo acquisito dei terreni in Sardegna e oltretutto anche delle società agricole. Adesso stiamo facendo appunto la vendemmia. Quindi io sono fisso in Sardegna, diciamo per 250 giorni all'anno circa. È un lavoro interessante di responsabilità e anche nuovo, quindi nuove sfide, nuove cose, sì, mi piace. Quindi torni nella tua Potenzano nei fine settimana? Sì, weekend qualche volta sì, qualche volta no, sono qua, sì, anche perché io sono un piacentino convinto, quindi... Difficile sradicarti fino in fondo, sì, il lavoro no, va alla bene fine, però. Ho girato il mondo tutta la vita, ma alla fine... Casa tua è casa tua. Senti, appena prima di cominciare, ma proprio un secondo, tu stai parlando con Mancuso, che è lì seduto vicino a me, dopo lo facciamo certo, anche vedere. Buon Beppe. Beppe, ciao, grazie per essere con noi. Delle categorie, partiamo da lì, perché questa qui è storia di motore, per cui non so dove andremo a finire, no? Quando ti stufi me lo dici, io vado, piglio il mio camper e vado. Portiamo il vino, però. Esatto. Parlami delle categorie, perché adesso ci sono le categorie, c'è un campionato per ciascuno, si può vincere. No, beh, io ti dico... Gold, spogliati gold, silver, bronze, platinum. Non lo so, poi c'era anche le carte hanno anche la black che esatto. Corrono. Poi una volta c'era la carte blanc che io mi ricordo che mio padre non aveva comprato, non ce l'aveva nessuno. E quindi non carte di credito, perché sì. Tu insomma mi ricordo eri molto ricco, no, tanto sì, tanto ricco, no? Vabbè. Ti davano delle carte che alla fine c'aveva talmente poca gente che non servivano a niente. Quindi adesso non lo so, io rido perché se penso a uno schieramento di Formula 3 a Donington, a Silverstone, di quando correvo io, c'erano 97 macchine, 98 macchine. Purtroppo la finale la facevano in 20. Ma anche non solo anche in Italia qui, no? C'erano sì, delle... 50, 60 macchine. E tu correvi, alla fine la finale era quella, dovevi fare la batteria A, B, C, come i kart, tutto così. Oggi purtroppo mi scappa da ridere perché tu hai 43 categorie e alla fine tutti tornano a casa con la coppa. Se io guardo una coppa vinta, non so, per dirti, il campionato di Formula 2 che ha vinto il Nürburgring, una coppettina alta così. E oggi vai a Misano, vinci il campionato, cioè non lo so, quale categoria, perché tutti sono piloti ufficiali Ferrari, tutti sono piloti ufficiali Lamborghini, tutti Aston Martin, Bentley, non lo so, tutti piloti ufficiali e tutti vincono. E qualcuno potrebbe dire il marketing, no? Il marketing vuole sì, quello, no, ma è così più li gratifichi e più vengono, però questo vuol dire evidentemente meno piloti veri o no? Non lo so, ma sicuramente sono tutti molto bravi e carini, sicuramente, però la selezione è una selezione moderna, una selezione di Instagram o Facebook, ti guardano e io rido perché cioè, una volta era, non parlo di piloti, non sto parlando di quanto puoi essere più o meno bravo, guardo com'è e questo mi fa sorridere, quindi tutto qua insomma, appunto ero a Monza a vedere il campionato, belle macchine, divertenti, a parte che girano come giriamo una Golf, che è veramente sì. Piano, ma al di là di... No, ma... Come con una Golf? Eh sì, perché quando una macchina larga 3 metri, grossa, bella, con 40 alettoni, fa fatica a fare 49,50 o 52, insomma, a Monza scappa da ridere, insomma, la fai con... Io e Necchi giravamo in 52 col BMW M3, con quindi, M3. Quindi non è un aeroplano, un turismo, quindi questo è, insomma... Certo che mi fa effetto pensare a te e a Piero Necchi, cioè due comunque con un passato di un certo tipo, condividere le piste con questo tipo di piloti, cioè con questi che probabilmente sono tipo me, voglio dire, che facciamo dei lavori...
normali, più ma disparati, imprenditori. Poi che c'è gente che va forte, ma gente che va cioè. forte ce n'è tantissima, è Però insomma, bravissima. per un ex pilota vero, dover condividere Allora, o certe devi guadagnare molti sensazioni. soldi e te ne danno tanti, allora questo è come fare i film, cioè, sei un attore importante, poi ti mettono vicino l'attricino, perché allora ci può stare, ma se devi pagare per poi sederti a tavolo e farti spiegare da Da uno uno che che fa fino a direttore di ieri banca fa o direttore di fa banco, il dentista normalmente, o anche commercialista, che fa la S lì e ti spiega come fai, e tu l'hai fa fatta pesante. magari vincendo il mondiale prototipi 2 anni, vincendo Formula 2, vincendo Formula 3, Formula 1 purtroppo no, però avendo corsa anche con Formula 1, e ti dice la prima cosa che ti viene in mente Sta già chiudendo il pugno, è qualcosa così. di e allora io, siccome queste cose a me non mi interessano, allora esco con i miei amici e parliamo d'altro, c'è altre cose. Purtroppo sono fatto così, insomma. Certo. Senti, beh, per tornare invece un po' al passato, anche se sicuramente è un argomento a te caro, molto triste, perché comunque legato alla scomparsa di Elio De Angelis, recentemente, qualche mese fa, hai avuto la possibilità di partecipare a un evento, mi dicevi al telefono. Sì, con Pascal Fiotti, che poi ho conosciuto la famiglia importante. Poi Scalfiotti è stato un gran pilota, al di là di questo. Elio, ho ritrovato Roberto, ho ritrovato Andrea, la mamma. Cioè, insomma, io con Elio abbiamo avuto, chiaramente eravamo molto molto in guerra Le appunto per prestazioni, le cioè. prestazioni, però eravamo molto amici e non era facile essere amici ai nostri livelli che siamo subito diventati. Però è stata una cosa, una riedizione, qualcosa fatta per tenere in vita un pilota che sicuramente ha dato molto, diciamo, allo sport italiano. È morto prematuratamente, purtroppo ha avuto questo problema, però è giusto che resti nei nostri cuori. Ecco, in più ha incontrato Senna in un momento di ascesa, che alla fine non è stato massacrato, diciamo. Si è difeso, sì. Si è difeso, poi c'erano anche dei discorsi sotto diversi, quindi come sempre, e tu lo sai benissimo, quando si fanno delle scelte, purtroppo hai sempre un mezzo meccanico in mano, e quindi stiamo parlando di Senna, stiamo parlando di sicuramente del pilota forse fra i numeri uno, però ci sono anche delle situazioni dove in realtà con poco riesci Potrebbe essere un po' diverso, un po' dici. diverso. Quindi Elio, beh sì, mi ha fatto piacere, ho guidato la sua Formula 3, che è quella che ci battagliavamo io e lui, quindi Conoscevi bene, insomma, la conoscevo vedevi più bene. spesso da dietro o la vedevi più spesso No, dagli purtroppo devo specchietti? dire la verità, io ho sempre visto i caschi dei miei amici davanti, dietro li ho visti poche volte, che guardavo gli specchietti, però poi il risultato finale della finale molte volte era il contrario. E vabbè, questo fa parte un po' del carattere di una Eri uno persona. che guardava gli specchietti o no? No, no, io ho imparato sia dai go-kart che non bisognava girarsi, perché spostando il collo, spostavi il peso, potevi girarti. Pernigotti mi diceva: dove c'è un incrocio o un ritorno, con la coda dell'occhio Cerchi di guarda capire. dov'è e non perdi niente, perché non ti scomponi. Oggi beh, c'è l'ansia, tutto, oggi sei bloccato dentro, non muovi più niente. Ai miei tempi muovevi, quindi potevi veramente girarti molto, e la verità è che ti giravi, perdevi veramente tanto, perché ti deconcentri tantissimo. E l'ho imparato dal kart a mie spese, perché qualche gara mi sono girato per questo, o mi sono fatto riprendere da quelli dietro. E col Formula uguale, anche perché se continui a guardare, tu devi fare la tua gara, tu sai che ci sono 2 punti di incrocio e li guardi. Punto. È chiaro che se non lo vedi più ce l'hai da parte. Però, sai, oggi non potrei neanche più dirlo, perché oggi aprono l'alettone. Quindi aprono l'alettone e a metà rettilineo fanno 30 km all'ora più di te, quindi non c'è più il sorpasso reale. Esiste in qualche pista un po' particolare, che hanno dovuto fare dei disegni con dei raggi, con dei gradi che non sono fatti col computer, quindi sono un po' anomali. Tu vedi che anche loro, anche se hanno motore elettrico, tutto quello che vuoi, arrivano
e si fanno un paio di curve assieme, quindi lì vedi fuori, vedi chi può frenare qualche metro in più e chi riesce a inserirsi. Ma in realtà ai miei tempi la staccata la facevi dopo che hai ciucciato la marmitta, avevi il cambio nel naso, poi ti spostavi e facevi la staccata. E questo era divertente. Oggi purtroppo, ecco, una cosa che io farei, non tirerei via l'apertura degli alettoni. Anche se quest'anno è un po' meno evidente, no? È un po' meno efficace. Però sì, comunque è un'alterazione che a voi piloti... Ma sai, ha messo le ruote più larghe, sai, è talmente cambiato tutto. Però, scusa, è cambiato tutto. Doveva essere, prima dell'inizio della stagione, sembrava che queste macchine dovessero volare, come faranno a tenerle, scenderanno disintegrati. Sì. Alla fine girano, sì, fanno la qualifica, girano 3-4 secondi più veloci, ma poi in gara girano uguale. Anzi, sì, in alcuni casi più lento, più lento. Devono... Cioè, ti sembrano una roba normale? No, ma sai, io penso che alla fine tutta la tecnologia che vuoi, il mondo, tutto quello che può essere, ma tu tra la macchina dove c'è il pilota e la pista c'è la gomma. Passa tutto da lì. Quindi tutto quello che decide il gommista, secondo me decide tutto. E questo è una cosa che così ho notato quest'anno nelle moto, dove... primo anno gomma, non gomma, gomma, e secondo me c'è stato un momento dove la gomma è stata data per tutti la stessa. Hanno sbagliato qualcosa e vedi che qualcosa di buono è successo, che dei nomi ragazzi o team medi, diciamo non ufficiali, si sono mischiati con gli ufficiali, e questo sicuramente secondo me è quello che non vogliono i vertici, né delle moto né delle macchine. Per tanti motivi, chiaramente per motivi commerciali e d'immagine. Immagina te se oggi un nuovo ricco russo che arriva con un bambino di 17 anni e fai una Formula 1 che con le gomme tutte uguali, motori più o meno uguali, telai uguali, pianta vice un mondiale e un campionato costa 100 milioni. Cosa potrebbe succedere ai vertici? In Ferrari, cioè in Ferrari, in FCA, in Mercedes, in Audi, vai là a te e digli: scusa, ha vinto il bambino che 2 anni fa era campione regionale di go-kart, adesso è in, e quel nuovo ricco là che c'ha la barca lì a Monaco, allora ha vinto il mondiale. E allora lì cambierebbe, tutti gli scenari cambierebbero, e chiaramente, quindi tante regole, tante cose sono fatte per mantenere uno status. E questo è il mondo che è così in tutto. Questa è la mia spiegazione. Senti, spero di non essere denunciato. No, ma fa niente. Ci difendiamo noi, anzi noi ci abbiamo la fila. Ma cosa ne pensi a questo punto, scusa, visto che siamo sull'argomento Formula 1 nuova, di questa nuova proprietà della Formula 1 che viene tanto osannata dalle televisioni ufficiali? Finalmente, no? Io ti dico, io è stato visto dai nostri comuni amici che vengono a Paddock, gente che frequenta l'ambiente, sì. È stato incontrato a Eccleston e mi hanno riferito di una persona che ha perso, è vero che lui ha già una certa età, però di colpo sembra che abbia, si è invecchiato di 10 anni, perché una persona alla quale evidentemente è stato tolto un pezzo della sua vita, forse il 90% della sua vita, probabilmente più della sua famiglia, questa cosa qua. Però al di là di interessi, Bernie, cosa ne pensi di Liberty Media a questo punto? Di questo nuovo avvento? Beh, insomma, era ovvio che Eccleston ha 86 anni, mi sembra, quindi è ovvio che lui, insomma, dovesse mollare sì, lo scettro. Lo scettro doveva essere lo scettro passare. Passato alla società americana, sta multinazionale, come si chiama? Liberty Media? No, ma il presidente non ha un cognome italiano, no? Sì, un cognome italiano interessante. È ovvio che quello è, ecco, l'unica cosa che mi auguro, che veramente se vogliono portare qualcosa a livello come fanno gli americani, che prendono questi ragazzini che sono, scendono dalla macchina, li prendono, li rimettono di qua e di là e non dicono niente, li facessero fare esattamente come fanno in America nelle NASCAR o nelle Indy, cioè a fare gli autografi, a parlare, a vedere, a diventare, cioè ridiventare quelli che sono in realtà,
degli uomini normali, perché... Però non dimentichiamoci quello che si sentiva dire da piloti che arrivavano da qui, erano tipo papi, roba del genere, che la NASCAR sembra tanto pinza e fichi, in realtà è un ambiente chiusissimo. Dove... Per forza, perché papi sei un italiano. Cioè voglio dire, non è che però sia forse esattamente così, no? Come viene dipinto un mondo super aperto. No, ma la NASCAR, allora, tanto Max è un italiano, è vero che ha sposato la figlia di Fittipaldi, quindi... un conto è la formula, sì, però ha avuto problemi anche lui in NASCAR, no? Ma in NASCAR sì, i NASCAR sono gli Yankee, i NASCAR sono, è prettamente là, e forse probabilmente è anche giusto che resti là così com'è. E l'Indy no, però, perché abbiamo visto lo Zanna, tutti, cioè chi è andato, chi ha fatto, chi ha vinto. Se poi guardi la grid di partenza delle Indy, sono tre quarti sono inglesi di tutto il mondo, quindi italiani purtroppo non ce n'è. Sai, gli italiani devono mettersi in testa che le gare di Indy sono fatte anche sugli ovali, non solo sui circuiti stradali. Sono molti cittadini, per cui evidentemente cambia un pochino... Hai anche gli ovali. Hai anche l'ovale. E devi fare l'ovale. Tu non puoi fare dire io faccio un contratto, faccio gli stradali. Vai a correre, corri dove devi correre. E se devi correre a Fontana, che fai 3,90 di meglio. È piaciuto Alonso? Moltissimo. Alonso mi ha veramente... ho tifato per lui tutta la gara. È stata una gara eccezionale, è stata una gara... È questo che mi fa piacere, vedere un Indy dove dura delle 800-500 miglia. Delle volte guardi le gare di Formula 1, nel frattempo sei andato in giro con l'amico, hai sparato con le carabine. Non ce la puoi fare. Quante volte sentiamo, diciamo, ma tu l'hai guardata tutta? No, ho guardato i primi 5 giri e ho guardato gli ultimi. Col gatto, col cane, vai in giro, bevi, fai... Cioè, la Indy... E poi lui ha guidato veramente forte, perché la gente non lo sa, ma quando fai i curvoni a 370 all'ora, tra virgolette, non è una roba, non è che dici così, cioè non sei così contento, le fai, poi ti abitui, non è che godi ogni forse godi fa una staccata seconda, terza, ma in ottava, in settima a 390 all'ora vicino ai muretti, che poi là se sbagli, cioè non sai come ti fermi, e qui lui è andato veramente molto molto forte, è stata una gara incredibile. Sì, è un gran piede. Perché tu non hai mai pensato di fare quel passo lì negli anni difficili da cui... Beh, perché la marcia... Accedere alla marcia, la marcia mia... Dovevo correre io con Indy, poi è andato Teo. No, perché io... Andavi più forte tu o Teo? Teo andava forte. Andavamo tutti più o meno uguali. Adesso alla fine il decimo avanti e indietro non cambia niente. Un giorno puoi essere tu che fai un decimo meglio, l'altro... Questo vale quando correvi in Lancia con Riccardo, con Michele, con Andrea, con De Cesaris, con Civa, c'eravamo tutti lì, col Ginz, c'era la volta che andavi due decimi più forte a te, anche mezzo secondo, con Nannini per dire. Certo che in 10 secondi mi hai citato 12 piloti italiani, meraviglia. Perché il dottor Cesare Fiorio, sperando che stia molto meglio adesso dopo l'incidente, lui ha solo preso per tanti anni noi piloti italiani e ci ha dato un plus per quanto riguarda l'endurance incredibile, perché noi, io ho le macchinine che correvo, che fanno le ditte col mio nome, e devo ringraziare il dottore. Eravamo bravi, lui prendeva i bravi italiani e li metteva a fare l'endurance. E io ho imparato molto, mi sono divertito davanti. La squadra era Alboreto, Ghinzani, Gabbiani, De Cesaris, Patrese e Civer, poi c'era Pescarolo, poi c'era, poi è arrivato Martini con me nell'84, Nannini nell'83, abbiamo veramente, al dottore io devo tantissimo, cioè l'Italia deve tanto al dottor Fiore, questo parlo per la pista, poi abbiamo Mancuso che è un realista, e deve tutto a lui. Per quanto riguarda il rally, quindi sì, bei tempi e piloti molto bravi, chiaramente. Sì, comunque eravamo tutti lì, non c'era. Eravamo dei bei piloti, ecco questo. Con questo non vuol dire che quelli che sono venuti dopo non erano bravi uguali, per carità. Però quella è stata una bella, nidiata. Sì, una bella nidiata, e soprattutto qualcuno che ha cercato di far vedere al mondo che erano bravi.
appunto mettendoli sopra le macchine ufficiali. Può essere che comunque ci sia un nesso tra il fatto che ci sono delle nidiate così rigogliose, così di successo, sì, per categorie molto estremamente formative alla base, cioè può essere, certo, che manchi quello. Adesso ci si chiede, ma perché adesso non arrivano più? È vero che la questione dei soldi è quella che la fa da padrona, perché, sì, alla fine, sì, purtroppo è uno sport così, no? Quando ti dicono perché non posso, perché ci vogliono i soldi, se non ci sono non parti. Ma può essere che comunque manchi alla base una categoria estremamente formativa. Tu parlavi di batterie da 90 macchine, no? A qualsiasi, sì, livello. E adesso forse ci sono più categorie, però è ovvio che la GP3 e altre categorie sono formative, è ovvio che ci vogliono una barca di soldi. In Italia ce n'è un po' meno. Il kart costa come correre in macchina, tu lo sai perché sei un appassionato, certo, hai kart anche te, quindi giri, e quando hai fatto una giornata di kart vai a fare una gara in turismo, quindi se tutti i giorni, insomma, alla fine, sì, costa, sì, molto. Ci sono dei, secondo me, oggi è difficile leggerli, i nostri tempi si leggeva un po' di più, perché oggi devi leggere i millesimi, quindi anche la differenza fra un fuori classe e uno bravo è veramente quasi illeggibile, cioè difficile da interpretare, no? E quindi ancora di più ci vuole ancora di più test, cose. Ovvio che se nascono però 10 campioni e tu ti trovi in mezzo a 10 campioni, sei il nono o il decimo, magari non metti neanche il sedere sopra una Formula 1, pur essendo bravo come loro, ecco. Quindi questo è sempre più o meno successo, no? Un po' dappertutto. Oggi secondo me è più difficile, molto difficile, è anche difficile dare dei, non dico dei giudizi, delle opinioni, perché giudizio non mi piace dire la parola giudizio, una mia opinione personale, fin dove ho guidato, coi mezzi che ho guidato so cosa, come si fa e cos'è. Dover dire guidare con un motore elettrico, guidare con queste gomme nuove, sai, avere a disposizione, cioè passa una nuvola, ti abbassa di mezzo grado e la gomma va un secondo e mezzo più piano, boh, cioè questo cosa vuol dire? Come puoi dire che il ragazzino che è uscito 20 secondi prima di te si è beccato la nuvola, la gomma perde quasi mezzo secondo, vai su te, gli dai mezzo, cioè è vero che alla lunga quello più bravo forse riesce, però è difficile da leggere, cioè la tecnologia è talmente esasperata dove è vero che poi alla fine i due piloti che hanno il meglio poi si trovano a confronto e lì su tante gare magari si può vedere chi può essere più o meno, cioè chi può essere più bravo, ma anche fino lì, perché tu hai mille componenti che devono andare tutte, un puzzle di mille pezzettini e devono essere tutti al posto giusto e allora poi tu hai la performance del mezzo al 100%. Una volta non era proprio così. Possiamo dire che è quasi meno importante al giorno d'oggi essere il più veloce in assoluto. Può essere che non conti più tanto come contava quando sì, correvate, sì, voi. Sì, la velocità assoluta serve fino lì. Magari se riesci a sistemare tutto o mettere a posto tutto, hai sicuramente un plus. Però sì, oggi è un mondo completamente diverso. È sempre bello guardare le gare, certo, qualche gara bella esce ancora. Nelle moto guardo delle gare interessanti, perché, ma c'è un motivo perché nelle moto secondo me è anche divertente, perché sono larghe 60 cm, quindi già si lamentano loro che fanno fatica, vedi giù alla gara in Austria che è una pista di Topolino, che fai fatica a guidare un turismo, immagina guidare un Formula 1, sì, sì, è vero. Però loro dicono fanno fatica a incrociarsi le staccate, però vedi che se le sono tirate un po', perché però già si lamentavano loro in moto, tu immagini un Formula 1 che è largo così, abbiamo visto com'è, quindi sai, lo spettacolo delle volte è difficile da creare, no? Anche perché la tecnologia è questa, del resto non si può tornare indietro, no? Tu compri una macchina da 20.000 euro in giro a su tutto. È lo Space Shuttle. Tu dimmi se io che mi compro lo Space Shuttle guardo un Gran Premio che c'è il cambio H, i freni di ferro, se mai guardare la vista, se sta.
Ok, però allora su questo argomento voglio sapere la tua opinione, perché è vero che sei un ex pilota, ma vivi purtroppo come noi uomini della strada ai margini di un mondo, cioè sappiamo sì. fino a un certo punto cosa Chiaro. Succederà, ma il fatto che adesso stia prendendo sempre più piede la Formula E, già in molti paesi, e io lo penso come te, per me viene la nausea, l'idea mi viene la nausea, però voglio capire se strategicamente la Formula 1 con le regole attuali, per cui motore ibrido, sì, ma che futuro può avere? Cioè se il futuro diventa la Formula E o quello che sarà un campionato diciamo Formula 1 solo elettriche, io che ti futuro rispondo, c'è per questa Formula 1? Ci sta tutto quello che vuoi. Un giorno verremo, adesso prendiamo su il bicchiere di vino che è rimasto, lo buttiamo dentro. Ne è rimasto? Un pochettino, back to the future, lo mettiamo dentro e partiamo. Sicuramente sarà così, no? Però pensare, ne parlavamo ieri con Beppe, che le aziende fanno i macchinoni turbo diesel, che c'è il rumore della macchina a benzina quando le metti in moto, ti compri il macchinone, perché devi sentire il rumore del 12 cilindri, e ha un turbo diesel, è turbo diesel, perché è elettrico. Cioè, arriveremo, io sono convinto. Allora, a me sta bene, se domani mi faranno un motore elettrico che pesa 80 kg, come motore, diciamo, normale. Che ha delle batterie che durano qualche decina d'anni, almeno 10 anni, non meno. Batterie ricaricabili, come fare benzina, ma che fai un gran premio, o che vai, o che fai 500... Ah, scusa, stessi parlando del prodotto di serie, no? Di serie, d'accordo. E che non abbiano 5 quintali di batterie da smaltire, perché... È quello il problema, eh? Cioè, dire, se allora, apriamo quella parentesi lì, voglio vedere dove andiamo a finire. Tu mi fai un motorino da 70-80 kg, mi metti un 100 kg di batterie, perché sono i 180 kg di benzina, bene o male ci siamo. Ma se io devo avere 5 quintali e mezzo o 10 quintali, e dove ci vogliono ventole, casini per raffreddare, pericolose, perché vedi che ultimamente ci sono dei grossi problemi. E ovviamente la tecnologia va avanti e si troveranno delle cose, delle soluzioni. E sì, fra pochi anni andremo tutti elettrici. Ci sarà. Secondo te, ma tu vedi aziende, a parte la Volvo che ha fatto questa comunicazione che entro il 2020 farà solo autovetture elettriche, anche lì veicoli elettrici, anche lì vedremo che cosa intendeva, se parlava di ibridi o di 100% elettrico. Io non vedo Audi, Mercedes, BMW, lo stesso gruppo Fiat che stanno dismettendo investimenti dal turbo diesel. Sì, però qui ci vorrebbe un grosso architetto, un grosso storico studioso che studia come sono fatte le città, come saranno le città fra 10 anni, 15 anni, che siamo 7 miliardi, quindi anche il traffico, non si può più andare, quindi stanno provando a fare le macchine che guidano da sole, saremo tutti più programmati in tutto, cioè come nei film che veramente vediamo. Quindi l'idea di avere un V8 con il Pantera che avevo io, col 6007, aste bilancieri, con gli scarichi in titanio da 90. Poi però voglio che vi racconti questa storia del Pantera, perché è stata credo la sua prima macchina. Sì, sì. Poi mi racconti come le ha chiesto. E che faceva rumore, che partivo da Piacenza e mio padre mi sentiva arrivare. E questi saranno solo dei ricordi, dei meri ricordi. E saranno macchine che avranno un motorino, diciamo come una barca a vela, di 20 cavalli, grosso, di 300 cc, che sarà un ausiliare, mentre si ricaricherà qualcosa di elettrico per quella ora. Tu andrai a 60 all'ora, ma poi dopo andrai a 90, perché ci sarà pack everywhere. Ma che figata, quando parli francese mi piacerà. È inglese questo. Lo so, pirla, è sempre lui. Ascolta, ma io però non ho capito, una Formula 1 elettrica la guarderai? Avrai il coraggio di dire ai tuoi nipotini e guarda, ma sai, già nonno oggi, correva lì. Ecco, già oggi se parli con un ragazzo di 30 anni e gli chiedi chi è Senna, magari Senna sì, dai. Senna, ma poco. Villeneuve non sa più chi è. Jackie Stewart potrebbe essere un cuoco famoso di... un blogger, famoso blogger. Sì, un blogger, certo. Influencer.
influencer che sono il top. Influencer, che sono, quindi influencer, cosa fai di influencer? Ecco, sì, quindi sai, poi a questo punto... Cioè, sì, ho capito. Cosa cambia? Più niente, perché il mondo oggi... Allora, rido perché io ho 621 amici su Instagram. La prima ragazza che fa vedere una mezza chiappa, posso dirlo? Sì. Una mezza chiappa, poi così ne ha 28.000. Anche una tettina, anche una tettina. No, ma te non si può perché ci mettono i robe. Mettono su così, carina, 30.000. Quindi questo è il mondo più o meno, quindi quello è. Non mi hai spiegato perché non sei voluto andare a correre in America? Allora, motivo... Perché motivo... all'epoca eri, non eri come adesso, eri bello. Sì. Eri ricco. Sì. Estremamente notato, ma queste sono cose che non diciamo in televisione. No, allora. Perché sembrava. Due motivi. Allora, prima di tutto avevo mio figlio e mia moglie a casa. Gian Maria. Quale delle tue mogli? La prima, la Grace. Quindi. E questo mi. No, volevo. Non... Altra cosa, a me non piace volare. Dico la verità. Infatti adesso voli tre volte a settimana. Porco Giuda. E infatti questo è sempre il contrappasso della mi vita. Mi sa che devi, no? Stai guadagnando troppo, secondo me. Perché per volare due, tre, quattro volte a settimana vuol dire che c'è qualcosa che non per mi forza, torna. Perché se no sto a cammino. Se non l'hai voluto fare da pilota. Non l'ho fatto, no, veramente, non mi piaceva volare. Sapevo che dovevo fare un sacco di... Poi dopo, allora... Perché c'erano anche i voli là, poi... In Italia, quello che fai meno fai 5 ore, 4 ore, cavolo. Non mi piaceva questo, poi in più facevo Formula 2 in Giappone, quindi andavo già in Giappone. Insomma, alla fine no, ho detto di no e forse ho fatto bene, forse ho fatto male. E poi io dico la verità, ho sempre avuto un certo timore per gli ovali. Non lo nego. E col mio carattere, il modo di... Ma l'hai provato, hai provato ancora? No, non li ho mai provati, ho Daytona, ma le tre curve col prototipo, quindi... Ma col Formula non ho mai provato e personalmente, anche se mi chiamavano cavallo pazzo, che erano le staccate, le S, sì, ma i curvoni non ho mai avuto problemi, ma non lo so. Ci pensavi un po' di più, diciamo. Come mi divertivo a fare il curvone a Hockenheim in pieno, dove è morto Del Paie, che alla fine è forse molto, più pericoloso di una fontana o di Troy o un altro, che c'è, almeno c'è il muretto, tocchi il muretto, poi vedi cosa succede. I curvoni a Buenos Aires, o curvoni a Zeltweg, quelli vecchi, che mi divertivo in appoggio, in quinta piena. Ho sempre avuto questa idea di Indy che non mi è mai diciamo andato giù fino in fondo, e questo è stato uno dei motivi. Tu in ogni caso saresti partito sapendo che non saresti potuto essere probabilmente veloce ed efficace, al di là della paura, no? Però no. Magari avresti avuto quel minimo di ma magari sarei salito fortissimo. È andato la Teo e ha fatto la pole Indy. Teo è uno che guidava dritto, molto dritto. Io ho sempre guidato... Cosa vuol dire guidare dritto? E girare alla... pulito. Io ho sempre guidato un po' più inserendo l'anteriore. Quando inserisci l'anteriore, un attimino si scompone il posteriore. Se si scompone in una chicane, un conto. Si scompone magari sei a 3,90, 3,80 e metti dentro. Non è bello. Però pensa che uno come guidava Alonso, che è un altro che buttava dentro volante così, chiaramente quando aveva 20 anni. Oggi a 38 anni ha guidato divinamente, quindi ci potevi anche arrivare. Io ti dico, ci sono stati due o tre fattori che mi hanno fatto dire di no. Lì sarebbe stato sicuramente un cambiamento della carriera, perché ero ancora molto, all'epoca ero famoso e anche cercato, quindi e in realtà è andata così, insomma. Quindi. Non hai rimpianti comunque? No, assolutamente. Non sei un uomo da rimpianti? No, per carità. Senti, cosa ne pensi invece tu che hai vissuto e conosci l'epoca McLaren, diciamo, dei grandi successi, no? Della crescita? Cosa vedi? Cosa vedi nei problemi? Che problemi sono quelli della McLaren di adesso? Solo Honda o c'è qualcos'altro secondo te? Ma non so. Possono aver disimparato a fare delle macchine? Ma no, che sai, purtroppo nelle aziende... Le aziende non sono fatte di muri, ma sono fatte di persone, no? come in tutte le cose. Probabilmente un travasi di persone o alla ricerca di persone nuove. Anche gli asset societari delle aziende. Ron Dennis, che è stato una persona incredibile nel gruppo, sempre supportato dalla famiglia Ogier, posso dirlo perché
Tu sei stato parente di Ogier? Sì, mio cognato, quindi il più giovane. Ogier, per cui sei stato parente anche di Osama Bin Laden, più o meno. Osama Bin Laden è un amico, era un amico di famiglie loro, e quando sponsorizzavano la William, quindi, ma una famiglia dico, molto molto importante. La famiglia Bin Laden aveva 17 figli, quindi uno era quello là che a un certo momento è impazzito. Però persone che io ho conosciuto, non lui, personalmente, sorelle, cugini, quindi, e la famiglia Ogier invece importantissima. E quindi quando eravamo a Dennis, scusami, ho tirato su Bin Laden. No, ma Ron Dennis, lui con Project Fortress è stato un ottimo pilota. Che Ron era un pilota, è stato pilota anche in Formula, direi. Questo è un altro argomento, hai fatto bene a tirarlo fuori, dopo ti voglio Frank, Ron, Jackie, gente che oggi c'è gente italiana che ha corso 15 anni e che si qua ha detto ma non vado tanto forte, facciamo il manager. Tanto per dire. No, quindi, ma pure c'è anche. Scusa, allora andiamoci subito. Sì. Perché c'è anche tanta gente che faceva. Che vendeva le sigarette, che vendevano i maglioni, no? Perché voglio dire, comunque tra Briatore arriva bene, perché almeno facciamo dei nomi, capiamo. Sì. Cioè, voglio dire, ci sono dei team che sono ancora in mano a gente che ha una storia di un certo tipo, da Williams, che comunque certo, è sempre è stato lì. Un bel pilota anche Dennis, lui. Dennis, me l'hai detto te, non c'è più. Non c'è più. Jackie Oliver ai tempi, claro, è stato un gran pilota in Formula 1, anche era un pilota medio buono, quindi non era. È chiaro che personaggi come insomma, Helmut Marko, che non sarà al top della simpatia, no, però ragazzi, voglio dire, Helmut Marko quando il Gran Premio di Clermont-Ferrand si è preso il da Fittipaldi, che erano quinti e sesti, si è preso il sasso nell'occhio della visiera della Lotus, lui correva con la BRM Marlboro. Helmut Marko era una promessa mondiale del Formula 1, perché col prototipo, con lo sport prototipo, puoi chiederlo a Arturo, era molto molto bravo, è stato campione incredibile. Col Formula era veramente un gran pilota. Marko sarebbe diventato sicuramente un primo attore, quindi che poi sia con la divisa da soldato. Lo so, però alla fine però è bravo, stato un sistema che di piloti sì. ne ha tirati fuori parecchi. Certo, e soprattutto, sai cosa mi piace di queste persone? Mi piace la professionalità e la ricerca del loro mestiere è cercare i piloti e li vanno a cercare. Ma anche nella gestione, Beppe, io non so cosa ne pensi tu, però sì, al di là di qualche sicuro. In Red Bull hanno spesso qualche casino, perché insomma Verstappen non deve essere la persona più semplice da gestire e Ricciardo probabilmente, seppur più simpatico evidentemente ai microfoni, probabilmente non è da meno, voglio dire, sicuramente non è facile gestire due piloti di quel livello lì, però mi sembra che spesso quando c'è alla guida di un team uno che ha corso, che comunque sa veramente, perché è un po' diverso rispetto a qualcuno che faceva un altro lavoro, certo, no? Cioè, sicuramente, questo sono. Poi abbiamo sempre il contrario di tutto, perché allenatori che non hanno mai giocato sono dei fenomeni, allenatori che hanno giocato non sono dei fenomeni, allenatori che hanno giocato e sono dei fenomeni. Però sono sport diversi, no? Sì, sono sport di gruppo, quindi c'è da tenere il gruppo, ma anche nelle macchine, alla fine tu sei, che diciamo sport singolo, in realtà è uno sport singolo, sì, la gara, e tu vedi no. La macchina che ha un colore, identifichi la Oddio, macchina. Quasi neanche, perché ormai alla fine ti dicono, ecco, dai box come devono. E il casco, però tu hai dietro 1000 persone che lavorano per questa ora e mezza di gara, ora e tre quarti, quindi in realtà anche questo è uno sport di gruppo, perché poi hai i meccanici che ti cambiano le gomme, hai questo, hai il muretto, hai i tuoi ingegneri, e se tu sei uno stronzo, tra virgolette, come pilota, probabilmente il tuo meccanico non si vuole far tranciare un braccio per cambiarti le gomme, ci mette quello che ci deve mettere. Alla fine ti possono far perdere i 3 decimi ogni volta che cambi le gomme. Cambi due gomme sono un secondo. Sì, e un secondo oggi, non più a un secondo al giro, ma a 2 millesimi, 3 millesimi al giro, ci vuole mezza gara. E quindi tu puoi essere, cioè loro fanno parte, sei te che guidi anche, perché quindi anche lì la gestione di un manager arriva bene, sta andando bene adesso, ma arriva bene stando bene dall'arrivo dell'altro, del capo,
che di macchine sapeva poco, però in realtà questo dimostra che se sei molto capace in qualcosa lo puoi riportare in tante altre cose, perché veramente hai visto, insomma, è arrivato, abbiamo detto all'epoca qualche volta che non ah, questo cosa c'entra, questo è un grande manager a livello internazionale di aziende automobilistiche, però di macchine è andato via Montezemolo, è arrivato lui, questo di Formula sa poco, di corse, l'altro responsabile Marlboro moto, però quell'altro era responsabile di tutto e non è partito con tre lauree di Bocconi, è arrivato dal basso e però ci è arrivato e alla fine l'altro e lui assieme sono riusciti a avere una squadra che funziona, perché che potrebbe vincere il mondiale, che potrebbe vincere il mondiale, dovrebbe, mi auguro per l'Italia, per l'italianità, perché sono italiano e apro e chiudo la parentesi, mi piacerebbe perché sono italiano, punto, poi per tutto il resto magari no. No, però sì, sono riusciti a, secondo me, quindi anche lì è difficile da dire, puoi essere stato tutta la vita un pilota, magari sei molto bravo, sei stato bravo, però hai, guarda Prost, che è stato un pilota incredibile, perché eppure vedi che a livello manageriale, sia come team, no? Sì, sì, come team, come macchine, ha fatto delle cose egregie, Jackie Stewart stesso che è, per me è un'icona, persona incredibile, educata, gentile, fortissimo, mi piaceva da matti come pilota. E lui è stato furbo perché Jaguar, tac, gliela piazzata subito. Lui, da buon scozzese, il sacchettino, la pentola sì, piena sì. di soldi d'oro li ha portati a casa. Quindi non ci ha rimesso niente. Però vedi che personaggi così, Fittipaldi che per me è uno dei campioni più importanti della storia dell'automobilismo mondiale, non riconosciuto. Perché Emerson ha vinto tutto. Ha vinto in go-kart, ha vinto in Formula 3, ha vinto in Formula 2, ha vinto in Formula 1, ha vinto a Indy e ha vinto il campionato a 47-48 anni. Cioè la gente non si rende conto che Fittipaldi, Niki Lauda in Formula 3 e in Formula 2 non ha vinto una gara e ha corso 4 anni con la Marche ufficiale, gli hanno fatto dei mazzi così tutti gli ufficiali là. Questo qua è arrivato, invece ha vinto col 3, col 2, sempre. Cioè lui ha vinto dappertutto. Emerson è, per me personalmente, poi ognuno, poi Nicky, ci mancherebbe, io sono nessuno, ma se guardiamo l'excursus, poi dopo ci sono i motivi per cui lì, poi quello diventa fatta politica come in tutte le cose che noi sappiamo, e in tutto, perché a quei livelli sono aziende esattamente come le altre. Chiaro. Quindi qua insomma non è così facile, insomma. Senti, mi dici, io sono molto deluso, no, dall'atteggiamento spesso di tifosi, mi dicono che all'estero sono così contro i piloti o della Ferrari o contro gli italiani che corrono per esempio nel motomondiale. In realtà a me non è mai capitato di assistere a delle scene in cui, l'ho detto anche in trasmissione, durante una gara a Castelletto, una domenica, sì, c'era un gran premio di motomondiale, Lorenzo, pilota Ducati, deriso, beffeggiato, insultato apertamente, no, da un pubblico anche di ducatisti, per cui una cosa abbastanza fastidiosa. La stessa cosa la sento nei confronti di Lewis Hamilton, che è vero che corre per la squadra che è antagonista e rivale della Ferrari in pista, però comunque che si arrivino a sentire certe cose, no, del tipo che uno che non merita quello che ha vinto, perché non è capace. L'italiano è... Vorrei sapere cosa ne pensi anche di Hamilton in questo... Hamilton... solo preambolo per arrivare poi a lui. Ti dico subito cosa penso di Hamilton o cosa penso degli italiani. Quindi tu, parti dagli italiani. Gli italiani per me sono un popolo di pecoroni, di coglioni, mi fanno ridere, io proprio li detesto, scusatemi. Io quando Patrese a Imola era in testa e si è girato, la gente ha applaudito perché è andato fuori. E quindi c'è una cosa che risale da sempre. Ecco, così, quindi no? È sempre stato così. Io, vince la Ferrari, vanno a vedere le gare, non vince la Ferrari, non ci vanno. C'è un pilota italiano che corre, è sempre uno stronzo. Corre perché, non sa perché corre. Noi siamo esterofili, non siamo... L'unico proprio che tiene è Valentino, perché Valentino è riuscito a... Questo sono contentissimo, per fortuna che ci sia almeno, ma se non va bene un po' ce n'è anche per lui.
Quindi gli italiani siamo fatti così, siamo un popolo di così, non lo so. Io quando correvo io in Formula, Ferrari stava andando forte, c'erano 50.000 persone a vedere le prove della Ferrari. Ferrari andava piano, 5.000, vuoto. Ferrari in lotto per il mondiale, 150.000 spettatori a Monza, Ferrari che non è in lotto mondiale, 60.000. Punto, finito. Le gare che spettatori... Cioè rimangono solo gli appassionati veri quando... Sì, ma che spettatore è l'italiano di macchine, di che cosa? Io ho abitato in Inghilterra tanti anni e tuttora vai in Germania, vai a vedere nei paesi le gare di turismo, di GT, ci sono 30-40.000 persone di prototipi. Io ho corso prototipi fino a 10 anni fa, facevo mondiale. Andavi nelle gare in Germania, l'Ausesring piuttosto che Hochschleben o Spa, c'è 70-80.000 persone, ma dove cavolo li vai a prendere in Italia? Sa neanche cos'è. Un varano con 30.000 persone. Sì, una volta c'erano, no? Vallelunga col Formula 2 c'erano 28-30.000 persone, ma era un altro spirito. Oggi l'italiano è Instagram, quello che mangi, Selfie così. Selfie, Tu li fai selfie. storti, selfie o li fai dritti? E là perché si vede il nasone, non va bello, non bene. l'ho visto anch'io, c'è proprio lui. Quindi no, io l'italiano siamo zero. Ferrari dipendente, qualcuno, quindi quasi un integralista, e quindi Beh sì, lo stesso fenomeno che con Valentino, parliamo di integralista, integralismo, sì, del integralismo, non tifo è integralista. sportivo. L'italiano non è uno sportivo. Ma se arriva Hamilton in Ferrari cosa dici? Ma non potrà andare in Tu Ferrari. dici di no? Come fa? Firma. Sì, ma come fa? Gli Cambiano. orecchini, tatuato. Ma quanto ci vorrebbe secondo me? Ma Io ero molto fiducioso me su lo rovinano. Vettel, al di là che mi auguro che vinca il mondiale, come dici tu, Sì. però speravo in un personaggio che secondo me alla Ferrari manca da troppo Allora, tempo. Cioè, io io non penso che lui vorrei, con non voglio. tutte le caratteristiche Perché che la ha... gente tende sempre a trovare una parte negativa di quello che uno dice, no? Perché devi sempre andare a cercare. Io detesto le persone che sbagli una virgola e lì ci fanno un libro di filosofia, no? Quello che voglio dire è che nella vita trovi dei momenti. Pensa di essere passato inosservato, è passato col bicchiere dell'amaro così, l'ha nascosto, beh, poi con l'altra mano e pensa che non l'abbiamo visto, Ah in realtà sì. l'abbiamo sgamato, c'è cioè, un Montenegro, un qualcosa di... No, Per noi niente, la mano cioè del capo, la mano del la capo, ma portate mia qualcosa anche per noi, dopo. vabbè, noi dopo. Allora, voglio dire, Sono allora. impastati. Io trovo Hamilton, per me è fortissimo. Poi il fatto che uno doveva andare a fare i test è rimasto alla festa del cinema a Cannes. Altri tempi, c'è cioè roba che faceva Però lo facciamo TV, noi. bellissimo. Dai, no, io la trovo È che fantastica non ci sta roba. andavo, io non sono mica andato. Cazzo. Cazzo me ne frega, non ne va, Cioè, scusa. ma anche perché non serve. È andato là e ha fatto alla fine, ha fatto la pole. Non cambia niente. È un È bastardone. vero, non cambia Ha niente. fatto Perché benissimo. scusa, è un bastardone. Vettel com'è? E Alonso Vabbè, com'è? no, è diverso. Lui è un bastardone e dice poco. Quelli là sono delle zie. Ma ha frenato davanti, hai corso in go-kart 20 anni, non hai ancora 30 anni, sai benissimo Questo è che. Vettel però. Sì, Questo è sai Vettel. benissimo che questo qua blocca e te coglione. Stai. Frena ancora anche tu. Frena anche tu. Stiamo parlando di Vettel. Sì. Ah, ok, no, pensavo parlassi di Hamilton. Infatti No, non mi tornava, non mi ma tornava. Hamilton ha fatto solo bene andare piano i giri che gli hanno detto accelera. Io avrei frenato così meglio l'altro. Ma è normale. Ma è normale. La gente cosa parla? Di etica, di che cosa? Ma che cosa? Ma voglio dire, di cosa stiamo parlando? Che io sento in televisione, ma mi, che cosa? Io giro più piano, la torre Eva lo passo, io ho vinto, vaffanculo. Eh sì, perché Io quello è lo freno scopo per cui la sei lì. ripartenza, siamo tutti cartisti, l'abbiamo fatto tutti, a me mi hanno tirato delle cannonate perché tenevo freno, che mi ha lanciato in mezzo alla Ma pista. poi, scusami Beppe, stiamo parlando di Vettel che, ripeto, stiamo solo analizzando Ma dei stiamo parlando 4 volte cose. campione del Sì, ma cosa mondo. ne ha fatto? A Weber che ruotate gli ha dato quando gli ha cannonato fuori? In partenza, che partenza abbiamo Ascolta, visto fare? perché Lui o vale per tutti o non vale per nessuno. Te lo ricordi? Quel Turchia, curvone il là. curvone che va giù in discesa 3, 10, 3, devo dire. Allora, io trovo Hamilton
fortissimo, e poi uno non se ne frega, fa bene. Gli altri sono troppi un po' dei mon chouchou, i francesi si chiamano. Per cui sei anche dalla parte di Verstappen? Allora, Hamilton è inglese e quindi ha una certa... Un po' più di cultura forse. Anche se arriva dalla bassa, però è un inglese, come la musica, no? Sono più rotondi, sono sempre dei signori, anche se arrivano... Verstappen è un olandese, la storia mi insegna che peggio degli olandesi al mondo non c'è nessuno. Davvero? È la storia, uno se sa un po', io ho una certa cultura, anche se non sembra, da riguardare cosa hanno fatto gli olandesi nel mondo, si sa, e l'olandese non è sicuramente né un simpatico, né un onesto, è una persona, il padre era un fenomeno come lui, non è che fosse diverso, è andato sopra la macchina con Schumacher, forse per lui era un attimino un momento, il team non aveva forse le macchine, cioè, però il papà non è che andasse molto più piano, era un pilota sicuramente di ottimo livello. Verstappen io lo trovo irrispettoso e arrogante. Voi eravate arroganti, però avevate rispetto, fammi capire, perché io un pochino come tipologia di pilota mi piace assimilarlo a voi per quello che fa di buono in pista, ma per no, perché lui la è, mancanza di rispetto è una cosa che dà fastidio. Lui è presuntuoso, arrogante, perché sa di andare forte, va molto forte, non ha... Però sai, è presuntuoso e arrogante, fortissimo, ma non ci sono la controparte, non sono dei gran personaggi. I personaggi sì, ha dei nulla, ha dei zero, ha dei nessuno. Tu devi pensare che... Devi pensare... Perez? Chi? Cioè, dico, appunto. Scusa? Così, ci sono dei piloti chi? Nuovi. Chi? Ma fai, chi? Io so la faccia, non so neanche la faccia. Chi? Dimmi, chi? Ma tu fammi... Hülkenberg? Chi? Chi? Eppure ha vinto Le Mans. Piro ne ha 25. Emanuele, pure. Allora, voglio dire... Gli uomini, Hamilton almeno è lui. Poi manca Alonso in questo tipo di... Cioè, Alonso, se Alonso avesse bene, il mezzo per... Mi piacerebbe vedere ma Alonso, un duello Alonso, beh, Alonso oggi. Io penso che un Alonso di oggi sarebbe, con una macchina vincente, il più bello Alonso di tutta la perché Alonso, dice questo più perché, di qualche anno fa? Perché Alonso è veramente un pilota fortissimo, secondo me. Poi che sia stato simpatico, un po' arrogante, ma ci sta. Ma la gente si rende conto quanto antipatico era Niki Lauda o Nelson? Ma Senna? Senna? Con chi parlava Senna? Con tre persone. Rosberg che dava gli scoppellotti, la gente non firmava gli autografi. Ma la gente, Alan Jones, che è un mio caro amico, eravamo amici. Ma Alan Jones che non andava via, Carlo Sereotto che non parlava con nessuno. Cioè, ma... Un pilota simpatico invece? Ma c'era Regazzoni che era simpatico. Era simpatico, no? Ma gli altri erano delle superstar. John Watson, ma chi? Poi alla fine bisogna dire la verità, chi c'era? Che già andavano via, che buttavano via la gente. Quindi, in questo momento, oggi Hamilton, Hamilton a me piace, alla fine a me piace. Rosberg è fortissimo, guida bene, perché sul giro è uno forte, preciso. Poi ha smesso, si vede che la pressione ha fatto bene. Fatto bene. In effetti un Rosberg in Ferrari io l'avrei visto molto bene. Tre anni, lui è l'uomo perfetto per la Ferrari. Anche secondo me. E sarebbe andato fortissimo. Che vedere un Nico vinto il mondiale su una Ferrari curato come Vettel. È un uomo da un paio di mondiali secchi, secondo me. Io la penso come te. E Raikkonen sarebbe stato lì, però lì. Secondo un punto di vista. Poi... Di questi giovani che devono arrivare, poi ti lascio andare, anche perché credo che debbano poi chiudere qui a un certo punto. I giovani che devono arrivare, c'è Leclerc, che per me va fortissimo, trovo fortissimo, italiani, non lo so, Giovinazzi va forte, gli altri va forte, però se non li mettono su a guidare... Io in trasmissione a Pinolievi ho detto quello che siamo detti poi al telefono, citando il fatto che ne avevamo parlato insieme al telefono, del fatto che un pilota è veramente forte, se è un fuoriclasse, gli viene data l'opportunità, e lo fece Verstappen quando fece quel test dove era il Fuji, sì, fece fare un test, andò fortissimo, per cui immediatamente ho deciso di metterlo in macchina,
deve andare su e dare al pilota che ha la stessa sua vettura, che sia un cancello, un cesso, che non vada avanti, sì, sì, deve dargli due decimi almeno, altrimenti se ne piglia due non è andato benino, è andato da mediocre, non vale la pena probabilmente di investirci, no? Secondo me il senso era questo, di quello che ci dicevamo. Sì, è difficile. Pino Allievi, ad esempio, non era d'accordo, dice no, ma la macchina era un cancello, non si può pretendere, ho capito, ma il cancello è lo stesso che ha il tuo compagno di squadra. Se Pino non ha mai fatto il pilota, quindi pur avendo un'esperienza di cinquantenne di macchine, Pino e tanti altri giornalisti. Chiaro che dall'altra parte ci sono tanti tecnici che sono stati i piloti e quindi anche loro sanno giudicare, si fanno un'idea. È ovvio che se sali sopra, dopo che sei oggi, per me è una cosa, fai 50 giorni di simulatore che sembra che vada come la macchina, poi c'è Hamilton che non lo fa, Alonso che non lo fa, però per dire va bene, vai su, giri, è ovvio che se tu prendi 3 decimi da uno considerato un medio buono, non hai fatto una gran figura, però bisogna capire perché. Mm-hmm. È ovvio che se vai su e gli dai te 3 decimi, sono già 6 la differenza, tra prendere e dargli sono 6. Sì, non sono 3. E questo è ok, ci può stare, però non posso permettermi di fare un giudizio. È ovvio che mi dispiace tantissimo non vedere 2 o 3 italiani sulla griglia di partenza, perché come hai detto te prima, un Perez di turno o un Hülkenberg di turno probabilmente ce li abbiamo anche noi, no? Quindi voglio dire che ci stiano, che bisogna trovare il modo di metterli. Mm-hmm. Però in realtà di nuovi nomi così eclatanti che spaccano all'orizzonte non ce ne sono. All'orizzonte non ce n'è. Forse a parte Leclerc, dicevi, no? Ma Leclerc, sai, è monegasco, però non è mica italiano, avrà la bandiera bianca e rossa. Però va forte, dice, in questo va molto senso, forte. Ci interessa capire quello. Va molto forte. È molto ricco. È ricchissimo, va fortissimo, ha tutto quello che... ma va veramente molto forte. E quindi questo sicuramente sarà un pilota che si merita la Formula 1 e farà dei risultati. Poi gli italiani, finché non si prendono i ragazzini e si seguono dall'inizio, fagli fare almeno un percorso, ma il percorso vuol dire fargli mettere il sedere su Formula 1, perché non dimentichiamo che gli addetti alla Formula 1, anche se oggi hanno come seconde squadre le GP2, le GP3 e tutto, ma chi segue la Formula 1 non ha la minima idea di chi siano i piloti nella categoria piccola. Prima era così, anche prima, abbastanza, ma era un mondo più piccolo, quindi ci si poteva rapportare un pochettino. Oggi no. Quindi se tu vai a parlare, io vorrei che un giorno io e te ci mettiamo qui a parlare con qualcuno di importante, lascia stare Helmut Marko che quello lo sa, ma qualcuno di nostro non sa niente, cioè non sa chi sono i ragazzi che vincono in kart, questo, quello, niente. Dopo, quando magari sei già a livelli abbastanza importanti, dove hai già speso 2 o 3 anni di carriera e una barca di soldi da parte o della famiglia o di qualcuno che te li dà, allora vengono magari a vedere se. Ma in realtà non dovrebbe essere così, dovresti essere preso dalla base e allora forse avremmo qualche italiano che magari un domani potrebbe essere campione del mondo su una Ferrari, perché no? Certo. Sarebbe elettrica magari, elettrica, pensa che sicuramente. Saranno dei bei momenti, per fortuna saremo vecchi. Magari giocheranno da qui, fanno il mondiale, sì, le macchine corrono e loro non vedo l'ora di vederlo, Beppe, è proprio la nostra disciplina, sì, per noi. Andremo a funghi tutta la vita, o in bicicletta. Bicicletta, funghi, coppa e salame. O beviamo. Beppe, Peppino da Potenzano, è il momento di salutarti, grazie per essere stato a Strada dei Motori. Grazie. Ricordiamo chi ci ha ospitato, alla fine, poverino. Edo, qui all'Alto, come si chiama il posto? Il Cavaliere Nero. Cavaliere Nero ad Alto è, giusto? È là che pulisce, sì, sta sistemando, stiamo facendo finire tardi. Sì, anche perché adesso ho finito qua, diamo la linea alla regia, ma qui c'è il giro degli amari. Eh sì, chiaramente. Grazie, Storia di Motori, grazie a Pasquale Viscusi che ormai ha un polso così, è un'ora che è in caravana con due cose e al Beppe Mancuso che è là dietro. Ciao ragazzi, state sulla 6, ogni settimana passione per voi. Ciao!